Dopo le guide per gli enti locali e le piccole e medie imprese, vi presento ora una terza guida specifica dedicata al settore del turismo per tutti gli operatori pubblici e privati. L'Europa è la prima località turistica al mondo con circa 17 milioni di addetti che contribuiscono al 10% del PIL europeo. Il settore, nonostante la crisi, è in crescita e rappresenta sicuramente un'opportunità di nuova occupazione, penso alle donne, ai giovani. Low cost e internet hanno rivoluzionato completamente l'offerta turistica. Dobbiamo mettere al centro la domanda del turista di oggi con le sue nuove richieste. Innovazione nella tradizione è la formula giusta per i nostri territori, dove il turismo è una vera e propria cultura, la cultura dell'accoglienza, che ci ha fatto conoscere ed apprezzare in tutto il mondo. Servono però delle idee nuove, ma anche dei soldi, delle risorse. L'Europa non è solo vincoli, regole, ci sono anche delle opportunità. Il settore turistico, per sua natura, è una materia trasversale, con opportunità di finanziamento dispersi in vari programmi europei, tali da configurare una vera e propria caccia al tesoro. Ecco, questa guida vuole essere semplicemente di aiuto in questa ricerca, con alcuni suggerimenti per partecipare ai bandi europei e degli esempi concreti che riguardano i territori dell'Emilia-Romagna e del Veneto.